Nella giornata internazionale della donna, la questura di Catanzaro ha voluto riaffermare quanto sia vicina ai cittadini di parlare un linguaggio semplice, di comunicare e ascoltare e di essere contro ogni forma di violenza. Specialisti della Polizia di Stato, presenti con uno stand in Piazza Rossi, hanno dato il via ad una nuova e concreta iniziativa. Le donne vittime di violenza da oggi hanno a disposizione una casella di posta elettronica dedicata, spazioascolto.cz@poliziadistato.it. E sempre da oggi una casella di posta elettronica è a disposizione delle vittime di bullismo, bullismo.cz@poliziadistato.it, alla quale possono scrivere anche docenti e genitori per chiedere aiuto e consigli. Oggi, approfittando della festa sulle donne, abbiamo voluto dare un messaggio alla cittadinanza: siamo contro qualsiasi forma di violenza, quindi non solo violenza nei confronti della donna, ma anche altro genere di violenza. Infatti non a caso proprio stamattina noi abbiamo fatto partire due caselle di posta elettronica che sono destinate, uno proprio alle donne, vittime di violenza che desiderano aprirsi, in qualche modo parlare, anche se non si sentono ancora di arrivare ad una denuncia formale. E l'altra l'abbiamo dedicata al bullismo, perché anche questo ho visto che è un fenomeno che purtroppo, devo dire, è abbastanza diffuso in questo territorio. Abbiamo segnali da parte delle scuole dove queste forme di violenza vengono esercitate fin dalla più tenera età, non solo tra di loro, ma anche nei confronti degli insegnanti. E quindi questa è una cosa che assolutamente non va bene. Ecco perché ci mettiamo a disposizione per ascoltare anche i genitori, ascoltare gli insegnanti e nell'ambito delle nostre competenze fare quello che si può per riuscire, come dice lei, un po' a prevenire questa cosa, perché se cominciamo già dalla tenera età a rivolgerci agli altri con la violenza e non nelle forme di rispetto dovute per qualsiasi essere umano, lei capisce che poi arriveremo a quelle che sono le forme di devianza, di criminalità, sia essa comune, sia essa organizzata, e quindi poi arriviamo alla repressione. Ecco perché vogliamo fare, crediamo molto nel cammino di prevenzione.